Buongiorno, sulle tavole dei romani il pane non era mai mancato, anzi non poteva mancare. Eppure nella corsa al risparmio per necessità ora se ne compra sempre meno. Di conseguenza cala anche la produzione, soprattutto quella artigianale. A chiudere sono i forni di quartiere, non in grado di reggere la concorrenza delle grandi catene. A ulteriore conferma della tendenza il dato nazionale dell'Istat, 6 famiglie su 10 fanno la spesa nei discount. Antonio Scoppettuolo. Produzione ai minimi e chiusure. Se fino a qualche tempo fa quello del panificatore era considerato uno dei lavori meno sensibili alla crisi, i dati diffusi da Assopanificatori di Roma smentiscono il luogo comune. Secondo l'associazione di categoria che fa parte della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella capitale la produzione è scesa del 30%. Su 600 forni attivi a Roma e provincia, solo nel 2012 sono state in 60 a chiudere, dunque il 10%. A incidere sui risultati, però, oltre alla crisi, dice il presidente dei panificatori romani Bernardino Bartocci, il cambiamento delle abitudini familiari. Le famiglie sono meno numerose, si mangia fuori di casa, quindi questo ovviamente incide sui consumi. Inoltre il pane industriale che viene venduto, spesso viene acquistato come pane fresco, perché la gente non è ben informata. Dati non diversi da quelli diffusi da Confesercenti, secondo i quali in tutta la regione le imprese che nel 2012 hanno cessato l'attività ammontano a 7.800, di queste quasi 6.000 operavano sul territorio di Roma e provincia, mentre dall'Istat arriva una nuova istantanea sui consumi delle famiglie italiane, 7 su 10 tagliano sugli acquisti alimentari.